che siamo stati chiamati in tempi abbastanza recenti a guardare al campo di studio dell'intelligenza artificiale, diciamo così, non solo per il generale interesse che ovviamente negli ultimi anni è emerso intorno al tema, ma per una specifica missione che FBK si è data per i prossimi anni, ossia quella di diventare un luogo dove l'intelligenza artificiale viene sviluppata, viene praticata e dove si riflette anche sui risvolti, diciamo così, socioculturali di quella che a tutti gli effetti sembra, almeno in potenza, rappresentare una svolta epocale. Ovviamente noi siamo degli storici e ci accostiamo a questo campo di indagine con gli strumenti che abbiamo a disposizione, che gli storici hanno a disposizione. Nel prossimo futuro probabilmente cercheremo di dedicare una parte delle nostre iniziative per riflettere sulle radici storiche dell'intelligenza artificiale, con particolare riguardo, diciamo così, alle pratiche, ai discorsi che si sono generati intorno a questo campo di studio, a questo campo di ricerca. Del resto, i primi passi dell'intelligenza artificiale e forse la sua stessa concettualizzazione rimandano ai primi anni 50, e dunque ha pienamente senso che anche gli storici si interroghino sui processi che hanno, diciamo così, che ne hanno guidato gli sviluppi e facendo quello che gli storici fanno in questi casi, quindi storicizzare i fenomeni, decostruire le narrazioni, misurare in qualche misura la prospettiva evolutiva, in questo caso degli studi sull'intelligenza artificiale, dando eventualmente centralità anche ai momentanei arresti, agli insuccessi, ai bivi che questa esperienza tecnologico-scientifica si è trovata ad affrontare. Questo ovviamente perché la storia, insomma, dico una banalità, ma non è una catena lineare intorno a cui si sviluppano gli eventi, ma procede, in fondo è la parte più interessante della questione, lungo un terreno che spesso è molto accidentato, in cui le retoriche sulla costruzione del futuro in qualche modo devono venire a patti con realtà molto complesse, con percorsi che non sono sempre prevedibili e lineari. E in fondo la condizione che viviamo in queste settimane tutti quanti ce lo ricorda in maniera come dire, tanto plastica quanto drammatica. La storia dei fenomeni, da questo punto di vista, lo dicevo anche prima, è un po' la storia dei discorsi intorno ai fenomeni, e questo vale anche per l'intelligenza artificiale, che forse oggi ripercorreremo con Simone Natale, non tanto nella sua parte, diciamo così, più strettamente storico-scientifica, storico-tecnologica, ma in alcuni dei suoi risvolti forse più generali, che chiamano direttamente in causa il problema, che è un problema sia culturale che filosofico, del rapporto tra la macchina e l'uomo, sostanzialmente, e della concettualizzazione di questo rapporto. Ecco, nella nostra piccola comunità scientifica, nella comunità scientifica dell'ISIG, non abbiamo esperti di storia della scienza e quindi referenti per costruire questa riflessione andiamo un po' a cercarli fuori dalla nostra piccola cerchia. E oggi abbiamo il piacere di avere con noi uno degli studiosi, diciamo così, più affermati di questo originale campo di ricerca, e quindi è con piacere che do naturalmente il benvenuto a Simone Natale. Il direttore lo ha già accennato in parte. Simone è Senior Lecturer in Communication and Media Studies alla Loughborough University. Ha un curriculum ricchissimo, ora ne recupero in parte alcuni elementi. È stato Research Fellow alla Humboldt Stiftung, ha coperto numerosi incarichi di docente, ricercatore in vari atenei internazionali, dalla Columbia University alla Concordia University in Canada, l'Università di Colonia, la Humboldt di Berlino. I suoi interessi di ricerca comprendono la storia e la teoria dei media, in particolare quelli digitali, si occupa di cultura digitale e di approcci sociali e storici all'intelligenza artificiale. Simone ha scritto molto e su molti temi, riflettendo in particolare sul rapporto tra media e immaginazione e sui media come costruzioni immaginarie e culturali che contribuiscono a raccontare, a dare un senso alle trasformazioni sociali del mondo contemporaneo. La sua prima monografia, uscita nel 2016 per Pennsylvania State University Press,
si è occupata di come il soprannaturale sia entrato nel cuore della cultura mediatica contemporanea. E poi cito solo un altro paio di curatele, una con Nicoletta Leonardi, uscita sempre per Pennsylvania State University Press nel 18, dedicata a un bel volume dedicato a fotografie e altri media nel XIX secolo, e un più recente volume curato con Diana Pasulka, uscito per Oxford University Press, dedicato al soprannaturale e ai media digitali. Attualmente sta lavorando a una nuova monografia, intitolata, se non sbaglio, The Seatful Media, Social Life After the Turing Test, di cui oggi ci racconterà qualcosa e che uscirà a breve, sempre per Oxford University Press. Da quello che ho potuto capire, il libro, il volume, getterà un ampio sguardo sulla traiettoria storica che ha portato, diciamo così, alla nascita dell'intelligenza artificiale fino appunto ai tempi nostri, fino ad Alexa o Siri. E, insomma, dal nostro punto di vista ovviamente è il miglior interlocutore con cui iniziare a ragionare di intelligenza artificiale in prospettiva storica, e per noi è un'occasione doppiamente interessante proprio per questa sua lunga frequentazazione con la storia dei media, che rappresenta, come molti di voi sapranno probabilmente, uno degli snodi intorno a cui ruota il progetto collettivo che attualmente è in corso all'ISIG. Direi che io ho parlato a sufficienza, forse fin troppo, è venuta l'ora di cedere la parola a Simone. Grazie Maurizio, grazie anche a Camilla, a Christoph e a tutti i membri dell'Istituto Storico Italo-Germanico per questo invito, che è stato un grande piacere per me accettare. E vorrei ringraziare anche tutti i partecipanti che si collegano oggi da casa. È un momento complicato per tutti. Io sono a Torino, sono venuto da questa parte dell'Europa durante il lockdown. Anch'io sto, come molti di voi, sto lavorando insegnando a distanza dall'AFPRO. Comunque apprezzo il fatto che siate venuti anche se in maniera virtuale. Dovreste poter vedere la mia presentazione adesso. Io adesso, visto che sono in modalità presentazione, non vi vedo, quindi se c'è qualche problema ditemelo, Camillo, Maurizio, così me ne accorgo. È già la seconda volta che faccio una presentazione di questo genere, da quando ho iniziato la quarantena. La prima è stata a Montreal e circa due terzi del mio intervento mi si è rotta la sedia e quindi sono rovinato per terra. Quindi credo che non può che andare meglio questo secondo tentativo, e per l'occasione ho preso la sedia più solida che potevo trovare in casa per cercare di evitare queste interruzioni. Ok, come punto di partenza, considerato il tema che è l'intelligenza artificiale, potrebbe sembrare che il punto di partenza sia un po' sorprendente, che non abbia poco a che fare con questo tema. Infatti inizierò il mio intervento nell'anno 1850, quando la società vittoriana negli Stati Uniti e poi nel Regno Unito e in molti altri paesi del mondo inizia a essere travolta da un nuovo fenomeno chiamato spiritismo, un movimento di natura spirituale e religiosa che si basava sull'idea che fosse possibile comunicare con gli spiriti dei morti. I fenomeni osservati a queste sedute spiritiche erano descritti da molti come sensazionali. Si parlava di movimenti di tavoli, rumori, movimenti di oggetti e altre cose che molti consideravano di natura appunto spiritica. In questo momento tanta era l'impatto anche a livello proprio mediatico che questo movimento ebbe in quel periodo, che uno dei più grandi scienziati dell'epoca, Michael Faraday, decise nel 1853 di iniziare una propria investigazione su questo fenomeno per capire la natura di questi fenomeni osservati alle sedute spiritiche. Faraday era considerato
infatti la persona, una delle persone più adatte per occuparsi di questo tema, perché era un esperto di elettromagnetismo e molti credevano che i fenomeni appunto delle sedute spiritiche avessero a che fare con l'elettromagnetismo. Eppure Faraday, nelle sue ricerche, sviluppò una prospettiva molto differente. Invece di lavorare sull'ipotesi che questi strani fenomeni osservati nelle sedute avessero a che fare con forze esterne come l'elettromagnetismo, lavorò su un'ipotesi differente, cioè che avessero in realtà a che fare con la partecipazione e il ruolo delle persone che si riunivano per queste sedute. Faraday infatti concluse nella sua investigazione che i fenomeni osservati durante le sedute spiritiche, questi movimenti dei tavoli ed altri fenomeni, erano prodotti in realtà dagli stessi partecipanti che provocavano, a volte consciamente per inganno, ma anche spesso inconsciamente, a causa del loro profondo desiderio di vedere questi fenomeni accadere, i movimenti appunto che erano osservati. E quindi Faraday concluse, questa fu la sua tesi, che l'origine dello spiritismo andasse ricercata non tanto negli spiriti, ma piuttosto nei viventi, cioè in noi umani che potremmo andare a una seduta spiritica e siamo in qualche modo spinti a produrre dei fenomeni che siamo interessati o che siamo curiosi di vedere. Ora, sono partito con questo aneddoto che appunto sembra avere a prima vista poco a che fare con la storia del computer, dell'intelligenza artificiale, perché credo che il discorso sull'intelligenza artificiale debba fare qualcosa di simile a quello che Faraday fece per lo spiritismo. Faraday spostò l'attenzione dall'idea che questi fenomeni avessero una causa esterna e si concentrò invece sul ruolo delle persone nel creare appunto lo spiritismo. Allo stesso modo, mentre più spesso l'intelligenza artificiale è affrontata dal punto di vista della macchina, cioè di come vengono creati sistemi informatici sempre più complessi e sofisticati che sono in grado di effettuare delle azioni, dei fenomeni che sono considerati di natura intelligente. Io direi che come Faraday appunto spostò l'attenzione verso l'umano, anche noi dovremmo spostare l'attenzione sul ruolo delle persone nel creare anche questi effetti. E infatti nella mia presentazione oggi, basati sulla mia ricerca nel mio libro appunto che uscirà con Oxford University Press l'anno prossimo, cercherò di dimostrare che l'intelligenza artificiale, ogni qualvolta è programmata per entrare in comunicazione con esseri umani, deve essere compresa non soltanto a partire dal suo funzionamento tecnico, ma anche dalle percezioni e dalle reazioni delle persone umane, che lungi dall'essere meno importanti nella creazione degli effetti di cos'è proprio a livello strutturale l'intelligenza artificiale, corrispondono a una importante parte appunto di questa tecnologia. E in particolare nel mio libro propongo che il concetto di deception, che in italiano potremmo tradurre con inganno, sia centrale per comprendere sia la storia che il presente di queste tecnologie. Adesso la mia presentazione inizierò con una piccola introduzione sul rapporto tra intelligenza artificiale e comunicazione, e poi dopo prenderò un approccio storico partendo dagli inizi proprio delle origini di questo campo per arrivare fino al presente con Alexa, Siri e altri assistenti vocali. Quindi cominciamo dalla comunicazione intelligenza artificiale, visto che appunto, come anche ha menzionato Maurizio, io sono lo storico dei media, ma è importante vedere come i media e la comunicazione siano un elemento fondamentale intelligenza artificiale fin dall'inizio. Allora,
Quando parliamo di AI, di artificial intelligence, spesso parliamo di programmi e tecnologie molto diverse tra di loro, da tecnologie di robotica industriale a tecnologie che ci permettono, per esempio, alcuni elementi della ricerca su Google, fino ad arrivare a tecnologie che invece, come Alexa e Siri, che simulano la conversazione umana. Nel mio lavoro mi concentro in particolare su quello che potremmo chiamare communicative AI, che sono ovvero i programmi e interfacce di intelligenza artificiale che entrano in comunicazione diretta con gli utenti, ad esempio i chatbot o assistenti virtuali come Siri o Alexa, o molti programmi di customer care a cui uno può accedere sui siti di molte imprese, ma anche sistemi industriali che includono sistemi di comunicazione, perché non soltanto, cioè, appunto, moltissimi programmi di natura molto pragmatica e pratica hanno poi degli elementi di interazione con il pubblico. In questo senso, di recente, molti studiosi, tra cui Guzman e Lewis o Gunke, hanno sottolineato una cosa che secondo me è molto giusta, cioè che non c'è una distinzione rigida tra interazione e comunicazione. Nell'informatica, normalmente, il concetto con cui si è sviluppato la riflessione sul rapporto tra uomo e macchina è quello di interazione, ma ogni interazione presuppone anche la costruzione di un processo comunicativo tra l'uomo e macchina. Come ho detto poco fa, la comunicazione è stato un elemento primario dell'intelligenza artificiale fin dalle sue origini. E infatti, anche proprio i primi tentativi di definire questo campo e definire anche cosa vuol dire intelligenza si sono basati sull'idea che non sarebbe possibile sviluppare qualcosa di intelligente se non attraverso uno degli strumenti informatici che siano in grado di entrare in comunicazione con degli altri esseri. Ed è un po' strano in questo senso che, nonostante questo aspetto fosse chiaro a tantissimi dei pionieri, dei primi ricercatori nel campo, in realtà ci sono stati molti pochi tentativi di riflettere sulla comunicazione e sui rapporti con artificial intelligence da un punto di vista che non fosse soltanto ingegneristico, ma che invece si rapportasse anche all'aspetto sociale e culturale della comunicazione. Solo di recente abbiamo visto dei tentativi più sistematici in questa direzione, in particolare Andrea Guzman recentemente ha proposto un nuovo campo di studi all'interno degli studi sulla comunicazione, chiamato Human Machine Communication, che si propone di applicare le categorie di approcci appunto di communication e media studies all'intelligenza artificiale. Si tratta di approcci che sono stati sviluppati appunto per studiare la comunicazione umana, ma che secondo Guzman possono essere adattati per comprendere alcune cose sull'artificial intelligence. E in particolare le implicazioni di questi approcci è quello di vedere i meccanismi di comunicazione innescati dall'intelligenza artificiale anche nel proprio contesto sociale e culturale. Qualcosa che sicuramente alcuni ricercatori hanno fatto già in passato, come per esempio una Lucy Sukman o Sherry Tarkel e altri, però appunto l'idea di Human Machine Communication proposta da Guzman propone di farlo in maniera molto più programmatica e ampia, secondo diversi appunto approcci e prospettive anche disciplinari nel campo della comunicazione. E le implicazioni non sono soltanto per il campo dell'informatica o dell'artificial intelligence, ma anche per il campo della comunicazione, per lo studio della comunicazione stessa. Pensiamo per esempio a un concetto fondamentale come quello di medium, che di solito viene definito nel senso più letterale come ciò che sta nel mezzo del processo comunicativo, nel mezzo, secondo appunto il latino per medium, ovvero il canale della comunicazione, che a seconda della comunicazione può essere appunto il telefono o un apparecchio radiofonico,
che appunto funziona questo luogo di canale di portare la comunicazione. Con strumenti come per esempio Siri e Alexa, però abbiamo a che fare con delle tecnologie che allo stesso tempo sono dei canali, ma anche dei comunicatori, perché possono entrare in comunicazione appunto con gli utenti. E quindi in questo senso l'intelligenza artificiale applicata alla comunicazione richiede anche una revisione del concetto stesso di comunicazione, di concetti come quello di mezzo di comunicazione, di medio. E inoltre le implicazioni sono anche importanti per quello che cerco di fare nel proseguo della mia presentazione, cioè per analizzare la storia dell'intelligenza artificiale. Infatti, proprio perché c'è questo stretto rapporto con la comunicazione, studiare la storia dell'intelligenza artificiale significa contestualizzarla non soltanto all'interno della storia dell'informatica e delle computer sciences, ma anche all'interno della più ampia storia dei media. E per questo partirò adesso nel mio traiettoria storica prima dell'invenzione del computer elettronico e digitale, cercando di vedere anche come la storia dei media possa aiutarci a capire qualcosa di più di queste tecnologie. E in particolare, per quanto riguarda il mio lavoro, è molto importante ricordare lo stretto rapporto che i media hanno con l'inganno, con la deception, e non soltanto dal punto di vista di una deception in casi eccezionali come o malevoli, come quando per esempio parliamo di una pubblicità ingannevole o di disinformazione o di fake news. C'è un rapporto stretto tra media e deception anche più a livello strutturale, e questo ha a che fare con quello come i media vengono costruiti e come funziona. I media vengono costruiti infatti per adeguarsi anche ai nostri sensi e al nostro intelletto e in qualche modo per sfruttare le caratteristiche fisiologiche e psicologiche di esseri umani in modo da raggiungere determinati effetti estetici o pragmatici. Adesso spiegherò meglio che cosa intendo in questo genere. Ma una cosa infatti che spesso dico nelle mie lezioni ai miei studenti in storia dei media è che il più importante evento della storia dei media moderni, diciamo almeno a partire dall'Ottocento, non è tanto l'invenzione del telegrafo, del telefono, del computer, della televisione, di qualsiasi altro mezzo di comunicazione, ma è invece piuttosto l'emergere delle scienze dell'umano, inizialmente la fisiologia, poi la psicologia e anche le scienze sociali più avanti, che furono secondo me un evento chiave della storia moderna dei media, proprio perché permisero di creare quell'insieme di conoscenze sull'essere umano che poi potevano essere, in cui appunto su cui crinali si potessero poi inserire le varie tecnologie mediatiche. E facciamo qualche esempio. Per esempio il cinema. L'invenzione del cinema nella fine dell'Ottocento fu risultato di decenni non soltanto di ricerche tecniche, di innovazioni tecniche, ma anche di decenni di studi sulla percezione umana, per esempio in campi come la percezione del movimento. Studi che permisero di capire come a partire da immagini fisse fosse possibile creare appunto un'illusione di movimento. E uno dei primi classici della storia del cinema, The Photoplay di Hugo Munsterberg, che è pubblicato nel 1916, infatti mostra come in qualche modo il cinema fu costruito su misura dei sensi dell'intelletto umano. Munsterberg non soltanto parla appunto dell'illusione creata, l'illusione di movimento creata appunto dalla rapida successione di immagini fisse, ma anche di come molti altri aspetti, come il montaggio, la creazione dei personaggi, che permettono al cinema di essere percepito come un continuo narrativo, si basano su determinati elementi della psicologia e della fisiologia umana.
Un altro esempio sono i media sonori. Sono dei bellissimi libri del storico dei media canadese, Jonathan Stern, che ha mostrato come i mezzi di riproduzione e registrazione sonora che furono sviluppati nella seconda metà dell'Ottocento, furono appunto sviluppati e creati a partire da studi sull'udito umano. In qualche modo i vari inventori e sviluppatori che costruirono questi nuovi mezzi di comunicazione studiarono come l'orecchio umano e l'udito funzionava per fare in modo appunto che questi nuovi strumenti potessero essere creati perfettamente per poter essere percepiti nel modo voluto dagli esseri umani. Al punto che alcuni di questi strumenti, come per esempio il fonoautografo di Alexander Graham Bell, incorporarono persino degli elementi anatomici dell'umano. Un fonoautografo che era stato sviluppato per passare dal suono a delle registrazioni grafiche delle varie vibrazioni del suono, incorporò nella stessa meccanica proprio di questo medium l'orecchio a parte del calo di un cadavere, quindi proprio letteralmente appunto svilupparsi in attraverso la forma dell'essere umano. In questo senso una delle più famose elementi della teoria di Marshall McLuhan, importante teorico dei media, che scrisse nel 64 Understanding Media, gli strumenti di comunità, care in italiano. McLuhan propose appunto che i media fossero da considerare delle estensioni dell'uomo. Oggi diremo anche della donna, ma all'epoca McLuhan usò questo termine, o dell'umano direi. Di solito questa idea, che i media sono estensioni dell'umano, viene interpretata come con il fatto che i media sono come delle protesi. Per esempio il telefono può essere una protesi dell'orecchio, il microfono può essere una protesi della voce, quindi sono delle cose che estendono appunto le capacità, i sensi dell'umano. Però un altro modo di interpretare questa idea è che invece i media vengono in qualche modo costruiti nella somiglianza dell'umano, in modo da adattarsi perfettamente appunto alla fisiologia e alla psicologia degli esseri umani. In questo senso, appunto per considerare questo aspetto, questo stretto legame appunto tra i media e le caratteristiche della fisiologia e della psicologia umana, io ho proposto il termine di banal deception, che potremmo tradurre in italiano come inganno banale o inganno normalizzato, proponendo appunto che tutti i media moderni, almeno a partire dal XIX secolo e dall'emergere della fisiologia e delle scienze dell'umano, utilizzano delle forme, per così dire, banalizzate di inganno che aiutano a raggiungere determinati effetti. Per esempio, appunto, quelle forme banalizzate di inganno che permettono al cinema di strutturarsi sulla base della psicologia e della fisiologia umana, permettono alle persone che vanno al cinema di godere dello spettacolo cinematografico, di provare delle emozioni e di interpretare il testo filmico appunto come un continuo narrativo. In questo senso utilizzo il termine banale, banalizzato, perché deception, o inganno in italiano, di solito viene utilizzato in maniera negativa, ma in realtà l'inganno fa anche parte del nostro quotidiano, come mostrano tantissimi studi appunto della psicologia, a partire dallo stesso Münsterberg, che ho citato prima come uno dei primi teorici del Cina, che era uno psicologo, direttore del Dipartimento di Psicologia ad Amsterdam. A Columbia University a New York. E, infatti, questa forma di deception banalizzata
in qualche modo è quotidiana e alcuni hanno anche osservato che in qualche modo gli esseri umani sono fatti proprio, sono creati per essere ingannati, sono i nostri sensi sono appunto perfettamente concepiti anche proprio per questo. Per spiegare che cosa intendo con banal deception, posso citare cinque caratteristiche. La prima è il suo carattere quotidiano ordinario. Al contrario della deception che noi possiamo osservare quando, per esempio, una fake news circola su WhatsApp o su social media, la banal deception è qualcosa che scompare, che fa parte del quotidiano e che scompare nel quotidiano. Inoltre ha una certa funzionalità. Ho fatto l'esempio del cinema e del fatto che comunque tutti questi elementi appunto di illusione del cinema permettono anche di godere dello spettacolo cinematografico e quindi questo banal deception ha anche un valore per l'utente o per lo spettatore. La terza caratteristica è l'inconsapevolezza. Di solito appunto questa banal deception non viene considerata come tale, non viene affrontata o descritta come deception, ma viene invece data per scontata. La quarta caratteristica è, utilizzando un termine della teoria dei media, la sua bassa definizione, ovvero il fatto che la banal deception stimola la partecipazione di utenti e spettatori, che quindi non sono da considerare passivi o ingenui, ma che invece approfittano in maniera anche attiva della propria capacità di essere ingannati. In questo senso, se vogliamo usare un termine di McLuhan, la banal deception sarebbe un medium freddo, appunto, perché lascia spazio per la partecipazione di utenti e di spettatori. E infine la programmabilità, che è molto importante anche per quanto riguarda i mezzi informatici, cioè il fatto che questi elementi di banal deception possono essere anticipati e fino a un certo punto anche programmati da sviluppatori e designer. E dopo questo breve excursus nella storia dei media prima del computer, passiamo all'oggetto vero e proprio, ovvero l'intelligenza artificiale. Vediamo come questo concetto di banal deception può essere utile per capire alcuni elementi appunto di questo campo di studi. Partiamo da uno dei testi fondativi dell'intelligenza artificiale, ovvero il paper pubblicato da Turing nel 1950, in cui il grande pioniere dell'informatica britannico propone quello che adesso viene conosciuto come il test di Turing. All'epoca la chiamava Limitation Game. In pratica questo testo, questo paper di Turing del 1950, comincia con Turing che si chiede la domanda: le macchine possono pensare? E però, in maniera abbastanza curiosa, dal punto di vista retorico, subito dopo aver posto questa domanda, in pratica la liquida come qualcosa di impossibile da rispondere. Dice, non ha senso in realtà porsi questa domanda, perché non saremmo capaci di trovare un accordo su cosa significa pensare. E quindi lui propone un'alternativa a questa domanda. L'alternativa è quello che viene chiamato oggi il test di Turing, cioè un esperimento pratico in cui abbiamo una persona, rappresentata qui da C, che entra in comunicazione attraverso una telescrivente, all'epoca appunto una telescrivente, oggi sarebbe attraverso magari una chat, con un altro utente che però non può vedere, quindi non, di cui non conosce l'identità, che può essere a volte un computer, a volte un'altra persona. E C, quindi l'interrogatore, deve, attraverso, sulla base della conversazione che intrattiene, deve decidere se sta parlando con un computer oppure con una persona. Se si ingannerà, quindi se crederà di parlare con una persona quando in realtà parla con un computer, e se questo sarà fatto in una maniera statisticamente rilevante, il computer avrà passato il test di Turing, perché sarà in grado appunto di passare per umano
in questo test. Il test di Turing è uno dei dei proposte teoriche più famose. L'intelligenza artificiale, il suo paper originario è uno dei testi ancora adesso più citati in questo campo. Tra le molte implicazioni c'è l'idea appunto di definizione di intelligenza, l'enfasi sul comportamento verbale che Turing diede, ma anche il fatto che il test di Turing permise molti studiosi, molti informatici di avere un approccio anche operativo, un obiettivo pratico che era quello di passare a questo test. Un'altra importante implicazione però che viene meno spesso sottolineata è legata al ruolo dell'inganno in questo test, cioè il fatto che il computer passa il test di Turing quando riesce a ingannare l'interrogatore umano. Il che suggerisce, e in un testo così fondamentale e così proprio delle origini di questo campo, che l'intelligenza artificiale ha a che fare con la nostra percezione, che questa percezione può venire manipolata attraverso pratiche ingannevoli. Ed è in questo senso che Turing, in qualche modo, nel 1950, quindi all'inizio dell'era dell'informatica, fece per l'intelligenza artificiale qualcosa di simile a quello che Faraday fece per lo spiritismo. Come Faraday spostò l'attenzione da cose esterne a invece il contributo, la partecipazione degli umani, delle persone, anche Turing fa qualcosa di simile per l'intelligenza delle macchine. E infatti, se vediamo questo diagramma del test di Turing, osserviamo che abbiamo tre partecipanti nel test, e due di questi sono umani, ed è chiaro che di conseguenza il risultato del test dipenderà non soltanto da come è programmato il computer A, ma anche da come si comportano B e C, il che significa anche dalle loro conoscenze pregresse, se sanno qualcosa di informatica o no, per esempio, e dai loro pregiudizi, da molti altri aspetti che avranno un risultato, appunto, per un effetto sui risultati del test. Però a livello, appunto, del rapporto tra inganno e intelligenza artificiale, il test di Turing, appunto, ha sicuramente il merito di introdurre questo aspetto nella discussione così presto, però anche dei limiti, e in particolare il fatto che quello che il test di Turing propone è una scelta rigida, binaria. Chi appunto entra in comunicazione con il computer deve scegliere se questo gli sembra o le sembra umano oppure le sembra una macchina. Mentre invece nella nostra esperienza quotidiana nel rapporto con queste tecnologie, con i computer, vediamo che questa scelta molto raramente viene fatta. È vero che ci sono a volte delle chatbots su Twitter, no? Dei bot che possono appunto pretendere di essere umani, anche se in realtà sono dei programmi informatici, ma la maggior parte delle nostre interazioni con i computer non ci richiedono di scegliere, appunto, se stiamo intrattenendoci con umani o computer. E in questo senso, forse può essere utile vedere un altro episodio della storia dell'intelligenza artificiale che invece apre su un modo più complesso di considerare il problema dell'inganno in questo campo, simile appunto a quello che ho sviluppato prima come banal deception, ovvero la creazione della prima chatbot della storia dall'informatico Joseph Weizenbaum del MIT a Boston. Questa prima chatbot è un programma informatico programmato per effettuare delle conversazioni su base testuale, tipo in una chat, con esseri umani, ma anche potenzialmente con altre macchine. Questa prima chatbot era chiamata Eliza. E Eliza si basava su un'idea molto interessante di Weizenbaum. Era negli anni 60, quindi molto presto nella storia dell'informatica. A livello tecnico, le cose che erano possibili
all'epoca sia per un problema di potenza dei calcolatori, ma anche per sviluppo di diversi mezzi di software, erano abbastanza limitati le possibilità. Però Weizenbaum ebbe un'idea che rese appunto il suo lavoro molto più efficace di quello che potesse essere. Ovvero Weizenbaum capì che quando entriamo in conversazione con qualcuno, non è soltanto il problema, non è la credibilità del nostro partner di conversazione. Non si basa soltanto su quello che l'interlocutore dice, sulle parole, ma anche sul contesto sociale, per esempio sull'identità che noi attribuiamo al nostro interlocutore. Allora ebbe l'idea di programmare Eliza per pretendere di essere uno psicoterapista di scuola rogeriana, che era una scuola che basava sull'idea di aggiungere molto poco a quello che dice il paziente durante le sue sedute di terapia, quindi lasciare che il paziente parlasse liberamente. In questo modo Weizenbaum costruì appunto una chatbot che aggiungeva pochissimo alla conversazione, e però comunque, essendo interpretata come una psicoterapista, poteva comunque essere relativamente convincente. Per esempio, se un utente nominava la parola madre, diceva qualcosa sulla madre, la chatbot avrebbe chiesto: parlami ancora della mia famiglia, non aggiungendo nulla alla conversazione, però in qualche modo permettendo di continuare l'interazione su questo framing interpretativo appunto dell'idea della sua psicoterapia. Quando Weizenbaum costruì questa chatbot, creò questa chatbot, fece una previsione. La previsione è che Eliza avrebbe ingannato alcuni utenti, ma soltanto inizialmente, soltanto temporaneamente. Infatti, Weizenbaum pensava che una volta che un particolare programma informatico viene smascherato, ovvero che il suo funzionamento viene spiegato in maniera sufficientemente chiara, la sua magia si risolve. E in questo Weizenbaum dimostrava di avere un'idea di base simile a quella di Turing, appunto, dove c'è in qualche modo l'utente o viene ingannato, per esempio pensando appunto che è il computer umano, oppure non viene ingannato e capisce il trucco. E quindi in maniera appunto, nel momento in cui l'utente viene a capire come funziona la chatbot, questa deception, questo inganno non ha più luogo. Le esperienze concrete con questo strumento però dimostrarono a Weizenbaum e altri come questo non fosse il caso. Un famoso aneddoto che Weizenbaum racconta anni dopo su questo è quello della sua segretaria, che era una persona che aveva seguito l'invenzione di Eliza in maniera diretta, quindi sapeva benissimo come Eliza funzionava, sapeva benissimo che Eliza non era una vera persona. Eppure Weizenbaum raccontò che quando la segretaria si mise a parlare con Eliza sul suo terminale, chiese a Weizenbaum di uscire perché voleva parlare di cose personali con Eliza. E questo in qualche modo gli suggerì qualcosa che poi Sherry Turkle chiamò l'Eliza Effect, cioè il fatto che tendiamo a volte a facilitare il compito della macchina, di fare in modo, per esempio, che Eliza, ma anche altri mezzi informatici, ci risponda che funzioni bene anche se sappiamo che è solamente un programma, perché in qualche modo riceviamo dei benefici emotivi o anche soltanto di divertimento nell'intrattenere una conversazione con questi mezzi, e quindi cerchiamo di non fare delle domande o dare degli input che possano mettere in difficoltà il mezzo, così che poi l'illusione si cade. Quindi qua stiamo parlando di una deception molto diversa, appunto, se ricordiamo le varie caratteristiche, no? Una cosa che non viene trattata come deception come tale, e che ha anche un certo valore per l'utente, perché permette appunto all'utente di ricevere dei benefici emotivi, emozionali, eccetera, da questa interazione. Ora, vediamo come questo ha a che fare anche col funzionamento di,
di mezzi che sono invece di in uso contemporaneo, come per esempio gli assistenti vocali come Siri e Alexa. Intanto interessante cosa è che anche gli stessi assistenti vocali, o meglio i programmatori che li hanno creati, in qualche modo sanno del fatto di quanto Eliza, di quanto questa chatbot, la prima chatbot della storia, abbia a che fare anche con il loro funzionamento. Infatti ho provato a chiedere a Siri, alla versione di Siri che c'è sul mio telefono, se conosceva Eliza, e Siri mi ha risposto: Eliza è una buona amica, era una psichiatra brillante, ma adesso è in pensione. E infatti qualcosa di simile a quello che Sherry Turkle e Weizmann stesso osservarono nelle interazioni delle persone con Eliza, succede anche oggi nelle interazioni con mezzi come Alexa, prodotta da Amazon, e Siri, che sono mezzi appunto per intrattenere conversazioni, molto spesso con l'obiettivo di fare delle cose anche pratiche. Per esempio si può chiedere a Siri ad Alexa di accendere la luce, o di ascoltare una determinata canzone, di accendere la radio, eccetera, eccetera. Vediamo che questi strumenti, questo è dimostrato in tantissime ricerche che hanno affrontato appunto il come le persone utilizzano Alexa Siri, gli utenti mostrano in ogni momento di comprendere in maniera molto chiara la distinzione tra umano e macchina, cioè non è che vengono ingannati in maniera simile a quelle del Turing test, credendo appunto di avere a che fare con un essere umano. Eppure, nonostante appunto comprendano queste distinzioni, allo stesso tempo adottano comportamenti sociali quando dialogano con queste tecnologie. E questo appunto è una cosa che sembra contraddittoria, però soltanto perché magari abbiamo una definizione l'idea di inganno che è più binaria, più rigida, mentre invece se accettiamo il fatto che ci sono dei modi più con più nuance appunto di essere ingannati dalla tecnologia, possiamo capire come questa non è una contraddizione, ma è qualcosa che ha a che fare in generale con i nostri rapporti con i mezzi di comunicazione. Tra i modi in cui questa banale deception emerge negli assistenti vocali, vediamo per esempio la voce sintetica che è umanizzata. Anche lì non si tratta naturalmente di fingere, di far credere all'utente che sia un vero essere umano e non un mezzo tecnico, ma si tratta più che altro di dare una voce che è più familiare, quindi rendendo quindi più facile anche all'utente di utilizzare Siri o Alexa e di integrare nel proprio quotidiano, nella propria anche ambiente domestico. Un altro aspetto, per esempio, è il genere. Molto spesso questi mezzi vengono assegnati di default un genere femminile, sulla base di studi anche che sono stati fatti da queste compagnie, secondo cui sono studi che possono assolutamente discutibili, ma loro credono che questo permetta alle tecnologie di essere più rassicuranti con una voce femminile che non una voce maschile. Quindi ancora cercando di manipolare appunto determinate reazioni degli utenti attraverso appunto l'assegnazione di un genere. Il nome stesso che viene dato, un nome come Alexa per esempio, che è chiaramente umanizzato. O anche la caratterizzazione, questi strumenti hanno, se uno prova un po' a usarli, si vede come sono un po' diversi. Per esempio Alexa è caratterizzata molto più chiaramente come una specie di non soltanto di essere proprio un vero e proprio servitore, mentre invece Siri ha degli aspetti più di ironia che hanno a che fare anche con la rappresentazione generale del marketing di Apple, di questa idea della creatività, eccetera. Quindi molto, molto più spesso che con Alexa delle risposte di Siri appunto vengono utilizza l'ironia per rispondere. Anche questo è una cosa
che facilita appunto un'interazione, un rapportarsi appunto di tipo sociale con questi mezzi. E cioè come sommario appunto questa deception, questo inganno creato da Alexa Siri è banalizzato, è banal, perché appunto l'obiettivo non è di far credere che gli utenti che questi strumenti siano umani, ma piuttosto di creare una sorta di senso di continuità nella relazione con il senso locale, aiutandoci a integrarlo quindi nel vivere quotidiano nell'ambiente domestico. In conclusione, arriverò presto alla fine. Il mio breve excursus nella storia dell'intelligenza artificiale, ho cercato di mostrare come una larga parte di questa storia possa essere vista appunto dal punto di vista del rapporto con l'inganno, con la deception, e in particolare con questa forma banalizzata di deception di cui ho parlato. E alcune delle implicazioni di questa scoperta è che dobbiamo porci urgentemente delle domande che sono diverse dalle domande che molti si pongono sull'intelligenza artificiale. Il problema non è tanto appunto l'idea dell'invasione di robot o se appunto questi strumenti possano raggiungere delle forme di coscienza artificiale, ma quanto queste forme di inganno facciano in modo che questi strumenti entrino in maniera molto profonda appunto nel sistema sociale, nella vita quotidiana, cambiando anche proprio la nostra vita sociale. Facendo qualche esempio di come questo è importante, di come questo può essere importante per cambiare appunto il nostro modo di intendere stesso della socialità. Un primo motivo per cui è urgente appunto a usare questo punto di vista è che gli stessi meccanismi appunto che permettono di questa forma banalizzata di inganno possono essere anche utilizzati per forme invece più malevole di inganno. Per esempio i meccanismi di empatia che vengono costruiti attraverso la simulazione di socialità di un assistente vocale possono essere utilizzati potenzialmente come forma di pubblicità o anche di propaganda politica, creando appunto questi meccanismi di empatia che si possono appunto prevedere e favorire con una programmazione in un certo modo. Un altro potenziale risultato di questo è che l'abitudine appunto a questa simulata socialità nel quotidiano può anche influenzare le nostre percezioni su robot e computer come attori sociali. E in questo una delle previsioni che Turing fece nel suo famoso paper del 1950 era proprio che lui era più reticente a fare previsioni su quando le macchine avrebbero passato questi Turing, però fece la previsione che nel giro di 50 anni sarebbe stato più facile parlare di macchine pensanti senza essere contraddetti. Quindi Turing anche all'epoca aveva una chiara idea di come anche proprio le nostre relazioni culturali come proprio il modo in cui percepiamo questi mezzi possa cambiare nel tempo. E ci sono dei studi anche che mostrano quello. Per esempio Sherry Turkle ha fatto le ricerche nella fine degli anni 70 che mostravano come la gente fosse molto spaventata e molto negativa riguardo alla possibilità di avere dei chatbot, quindi dei programmi che fanno da psicoterapisti. Mentre invece lei fece delle ricerche più avanti, negli anni 90, e mostrò come questa idea fosse considerata molto meno negativamente dalle persone. Molte persone dicevano: ma se questo può essere utile per delle persone, per dei pazienti, perché non utilizzare in questo modo la tecnologia? Quindi che mostra come appunto le nostre idee sull'intelligenza artificiale, ma anche proprio le nostre idee sulle distinzioni tra l'umano e la macchina cambiano nel tempo. Inoltre queste forme appunto di socialità simulata possono anche influenzare i modi in cui interagiamo con altri esseri umani.
Ad esempio, il fatto di avere magari di rapportarci molto spesso con operatori di call center, con programmi che simulano operatori di call center, può anche avere un'influenza su come ci comportiamo in chiamate con call center, con operatori umani in futuro. O per esempio riguardo lo stereotipo di genere, ho citato brevemente il fatto che molti di questi assistenti vocali sono genderizzati al femminile, ma allo stesso tempo sono molto spesso presentati come nelle specie di servitori. E infatti alcuni studiosi hanno teorizzato il fatto che questo può creare, può rafforzare alcune rappresentazioni sociali di genere. Insomma, per chiudere, ed è per questo, per l'importanza di considerare questi aspetti, che ho iniziato la mia presentazione con il caso appunto di Faraday e della sua investigazione sullo spiritismo. Perché credo che nello studiare l'intelligenza artificiale dobbiamo fare qualcosa di simile a quello che Faraday fece con lo spiritismo. Dobbiamo lasciare stare oppure comunque mettere da parte l'elemento di cause esterne, così concentrarsi invece di più sulla nostra partecipazione, anche su come noi in qualche modo contribuiamo noi stessi a creare quello che chiamiamo intelligenza artificiale. Stavo proprio pensando a Faraday qualche giorno fa, quando mentre preparavo questa presentazione, quando presi in mano il mio telefono e chiesi a Siri: "Hey Siri, do you believe in spirits?" Ovvero: "Siri, ma tu credi negli spiriti?" E a questa domanda Siri mi ha risposto in maniera piuttosto enigmatica: "I don't believe that they have beliefs." Io non credo di avere credenze. Grazie mille per l'attenzione.